Buongiorno a tutti signori, come state? Spero tutto bene. Dai, che il weekend è quasi alle porte, anche se questa volta abbiamo la pausa nazionale e quindi la pausa nazionale è sempre qualcosa di triste, a maggior ragione se si è appena fatta l'asta del fantacalcio come nel mio caso. Proprio ieri vi ho portato il video dell'asta che ho fatto al fantacalcio degli youtuber, spero che vi sia piaciuto il contenuto. Tanti di voi mi hanno chiesto di portare anche settimanalmente le mie avventure, le mie peripezie al fantacalcio. Ci penserò, non dico subito di no, ma ci penserò, perché credo che ci siano comunque tanti contenuti che vanno fatti comunque al di là del fantacalcio. Quello del fantacalcio non so se è una cosa che può intanto interessare me, ma che possa interessare effettivamente anche tutto il pubblico per tutta la stagione. Vediamo che cosa fare. E poi stasera io ho anche l'asta con i miei amici, quindi se avete qualche nome da consigliarmi vi aspetto qui sotto nei commenti. Oggi però voglio parlare io di un nome che fantacalcisticamente appunto è stato un po' anche sottovalutato, perché è un giocatore che non è il primo nome che ti appunti per la lista dei centrocampisti. Sto parlando appunto di Manuel Locatelli. Io ho visto anche un pochettino come è stato gestito il centrocampo della Juve all'interno delle aste. Il giocatore più pagato della Juve a centrocampo come centrocampisti puri è stato Rabiot. Non è andato via a chissà quanto. C'è poca fiducia nel fatto che possa replicare ancora una volta la stagione dell'anno scorso. Locatelli viene da una stagione che è un chiaro scuro, perché dal punto di vista dell'impostazione siamo andati male, dal punto di vista invece del valore difensivo e dell'apporto e del, non so, sentimento che ci si mette lì, credo che sia stato promosso a pieni voti. E come vi dicevo, se in una Juve poco organizzata dal punto di vista della manovra uno come Locatelli, posso comprendere che mi faccia una stagione come quella dell'anno scorso. Se quest'anno ci vuole essere più ordine, più geometria e un po' più di pulizia, non può assolutamente replicare la stagione dell'anno scorso. E questo è un concetto che ho espresso tante volte, però ora mi piacerebbe invece farvi capire perché dico queste cose, e per fortuna mi sono accorto che alla fine i numeri mi davano ragione sotto questo punto di vista. Quindi sono andato su un sito che si chiama fbref.com, comunque magari vi lascio il link qui sotto in descrizione, dove è possibile estrapolare tantissime statistiche inerenti al calcio, quindi tutti i dati che vedrete all'interno di questo video sono presi da lì, e voglio mostrarvi subito questa tabella. Allora, intanto abbiamo le diverse fasi dell'età di Locatelli, quindi 17, 18, 19, il periodo che ha trascorso al Milan. Tra l'altro ci fece un gol incredibile, la Juventus perse per 1-0 a San Siro, gol di Locatelli. Io tra l'altro ero allo stadio quella serata lì, una delle poche volte che ho visto la Juve perdere all'interno del ciclo dei 9 scudetti in Serie A. Poi abbiamo il periodo che ha passato al Sassuolo, 20, 21, 22, e poi 23, 24, 25 anni alla Juventus. Quindi dalla Juve in poi è iniziato ad entrare in quell'età abbastanza importante per un calciatore, perché a quell'età devi iniziare a dimostrare abbastanza chi sei, dove stai andando, che cosa stai facendo. I piazzamenti migliori ovviamente li ha ottenuti alla Juve. Al Milan era in un periodo assolutamente di crisi, non era nemmeno un titolare. Col Sassuolo, io credo che col Sassuolo abbia fatto molto bene per quella che è la storia del Sassuolo in Serie A. Sassuolo è sempre stata una squadra che o lottava per non retrocedere o comunque arrivava a metà classifica. Gli ottavi posti sono quasi i migliori piazzamenti della storia del Sassuolo. Mi pare che ci sia stato un sesto posto un anno che ha fatto strappare al Sassuolo il ticket per l'Europa, però ottava posizione per una squadra come il Sassuolo è tanta roba. E poi alla Juve purtroppo non è riuscito a trovare la continuità e soprattutto il rendimento che ci si aspettava sia da lui che da una squadra come la Juventus, che non può e non deve accontentarsi delle semplici qualificazioni alla Champions. Allora, che cosa salta all'occhio? Che il numero di volte in cui il calciatore ha ricevuto un passaggio con successo, e cioè la colonna che si chiama RIC, quindi ricezione, beh, al Sassuolo c'era una ricezione sicuramente migliore del pallone da parte di Locatelli. Quindi che cosa significa? Che alla Juve ha ricevuto meno volte la palla rispetto a quando giocava col Sassuolo. Poi abbiamo PRGR, che è il numero di passaggi progressivi ricevuti, completati e che spostano il pallone verso la linea di porta avversaria di almeno 10 metri negli ultimi 6 passaggi. Quindi significa che è stato anche meno coinvolto in azioni dirette verso la porta degli avversari. E quando si parla di approcci differenti, significa che in Emilia aveva dimostrato di valere qualcosina in più. Significa che Locatelli era inserito all'interno di un contesto di squadra in cui riceveva più palloni e in cui era inserito all'interno
di trame più avvolgenti, possiamo dire così. E allora la prima riflessione in assoluto che mi viene a fare è la seguente: è stato meno coinvolto perché a Sassuolo, a centrocampo, vi era più qualità di palleggio nei singoli giocatori o perché c'era più qualità nella preparazione della manovra? Ora, io credo che la risposta sia pressoché ovvia, non credo che il Sassuolo abbia mai avuto per una singola stagione una squadra più forte qualitativamente rispetto a quella della Juve. Poi io voglio sottolineare sin da subito che indossare la maglia del Sassuolo, indossare la maglia della Juventus, giocare con la maglia del Sassuolo, giocare con la maglia della Juventus, raggiungere obiettivi con il Sassuolo e raggiungere obiettivi con la Juventus sono due cose decisamente differenti. Le pressioni non sono nemmeno paragonabili, non ci si va neanche un po' vicino, però significa anche che rispetto a quello che era stato l'approccio che aveva visto coinvolto Locatelli in Emilia, beh, alla Juventus non ci siamo nemmeno andati vicino, perché non si tratta qua di fare chissà che cosa, ma una semplice manovra in cui la squadra riesce un pochettino ad avanzare appunto verso la porta avversaria. E poi voglio mostrarvi anche questa tabella un po' più dettagliata, perché vediamo che qui abbiamo il possesso palla, i tocchi e i controlli. Basti vedere che già i tocchi e i controlli a Sassuolo erano decisamente più alti rispetto che alla Juve. Ovviamente l'ultima stagione non prendiamola in considerazione perché ci sono state tre partite. Guardiamo le due stagioni complete di Locatelli alla Juventus, ma possiamo vedere che a Sassuolo toccava decisamente di più la palla e controllava decisamente di più la palla. Poi abbiamo i tocchi in area di rigore difensiva con dei picchi che sono più alti a Sassuolo rispetto che alla Juventus. Abbiamo i tocchi della tre quarti difensiva, che siamo abbastanza nella media di numeri tra Sassuolo e Juventus, e poi iniziano ad esserci dei picchi decisamente più alti, come tocchi nella tre quarti centrale, picchi più alti a Sassuolo, tocchi nella tre quarti offensiva, picchi più alti a Sassuolo, e tocchi in area di rigore offensiva, in cui è stato leggermente più alto a Sassuolo. Locatelli comunque non è un giocatore, un trequartista puro, ecco, diciamo, non è un giocatore di quel tipo lì, però sulla tre quarti andava a giocare, in area di rigore leggermente meno, e questa caratteristica se l'è tenuta anche la Juve. Quindi non solo quanto tocchi la palla, perché è già importante di suo, ma occorre capire anche dove la tocchi, e quindi salta proprio all'occhio da questi numeri come Locatelli fosse un giocatore quasi a tutto campo. Se i tocchi difensivi appunto sono simili, quando invece si parla di tre quarti o comunque area di rigore cambia tutto, dati diversi. Quindi va bene, il peso specifico della maglia della Juventus e quello del Sassuolo sono diversi, io sono d'accordissimo, però i dati parlano chiaro, c'è proprio un'intenzione differente tra quella che era la proposta di Sassuolo e quella che era la proposta invece della Juventus. Ci tengo veramente a ribadirlo di nuovo: indossare la maglia del Sassuolo, indossare la maglia della Juve sono due cose diverse dal punto di vista del pressing, dal punto di vista mediatico, dal punto di vista degli obiettivi è tutto completamente diverso. Però secondo me è anche opportuno sottolineare quella che è la differenza di compiti che sono stati richiesti al ragazzo, perché appunto la Juventus è diventato un mediano di lotta, anche perché c'è da sottolineare come in realtà a Sassuolo lo si vedeva spesso e volentieri nei due a centrocampo nel 4-2-3-1. Questa è una formazione di Juventus-Sassuolo 2-2 l'anno dell'ultimo scudetto della Juventus, dove Sarri sedeva in panchina della Juve. Oggi invece alla Juve gioca con tre difensori e tre centrocampisti, quindi è proprio un impianto tattico differente. Io credo anche che potrebbe migliorare proprio tutta la Juventus se dovessimo riuscire a togliere un mediano al 3-5-2 aggiungendo un giocatore sulla tre quarti, passando a un 3-4-2-1. E secondo me questo non farebbe bene solo alla Juve, farebbe bene anche allo stesso Locatelli. Voglio però sottolineare una cosa: in prima battuta Locatelli deve svegliarsi, perché il rischio di perdere il posto da titolare alla Juventus inizia a essere alto. Il giocatore ha la sua terza stagione alla Juventus, terza stagione da titolare alla Juventus, e se ci sono sicuramente delle cose che derivano da quello che è stato il modo in cui viene impiegato, che sono palesi, le abbiamo viste qua, se c'è invece dal punto di vista delle pressioni, e credo che sia la quarta volta che lo dico all'interno di questo video, differenti, anche lui deve entrare nell'ottica che alla Juventus non può fare il compitino, serve qualcosa di più, anche perché in questo momento Locatelli sembra essere un giocatore dal quale pure Spalletti vuole ripartire in ottica nazionale. Lo vede davanti alla difesa con Barella e Tonali come mezzi ali,
Io credo che comunque Locatelli non sia un regista vero e proprio, poi non significa che non possa impostare un'azione, ma non ha le caratteristiche di Pirlo, questo credo che sia evidente a tutti ed era evidente anche prima del suo acquisto. Ancora una volta evidenzio le responsabilità del ragazzo che deve correre e impegnarsi per non perdere il posto, però quando leggo che Locatelli è scarso, è un bidone, non può giocare nella Juve, io vi dico che secondo me semplicemente gli si sta chiedendo qualcosa di differente. E per concludere questo video voglio mostrarvi anche quelle che sono state le heat map generali di Locatelli nelle sue ultime due stagioni al Sassuolo e nelle sue prime due stagioni alla Juventus, quindi le ultime quattro stagioni di Locatelli completate. Queste sono le heat map del 19-20 e 20-21, quindi le ultime due stagioni al Sassuolo, dove Locatelli è veramente esploso, ha iniziato a far parlare di sé dopo è andato a fare un europeo da titolare, da mezzala sinistra, dove ha fatto la differenza, dove ha vinto, dove si è messo in mostra, dove è stato poi acquistato dalla Juventus. Qui vediamo un giocatore veramente a tutto campo, un giocatore che se ne va in giro, un giocatore che ha delle aree rosse di presenza veramente importante, un giocatore che stava iniziando a convincere e a crearsi un nome. Qui invece ci sono le due prime stagioni alla Juventus e se nella prima stagione vediamo comunque Locatelli che ha mantenuto delle aree importanti anche in giro per il campo, nella seconda stagione, quindi 2022-2023, quella appena conclusa, vediamo un Locatelli che inizia ad abbassare decisamente il suo rendimento, inizia ad abbassare decisamente la sua porzione di campo da coprire, inizia ad essere un giocatore sempre meno presente all'interno del campo, un giocatore che sta iniziando a perdere quelle caratteristiche che l'avevano reso un giocatore interessante e molto appetibile. Quindi queste sono le considerazioni su Locatelli. Io sono dell'idea che Locatelli non sia un titolare al 100%, lo è oggi, ma deve migliorare determinate cose perché sennò il posto da titolare rischia di perderlo. Ci sono altri giocatori che spingono dietro e che potrebbero sottrargli il posto. Dall'altra parte vi dico che se a Sassuolo abbiamo visto un Locatelli che certe cose le poteva fare e anche con un certo tipo di approccio, alla Juventus quell'approccio lì invece non l'abbiamo mai visto e quindi sicuramente non è stato sfruttato per far venire fuori al meglio le sue caratteristiche. Io credo che davanti alla difesa, in un centrocampo a tre, non sia il suo ruolo, che possa giocarci, ma che alla fine poi per i compiti e per la posizione in campo si vadano un po' a disperdere le caratteristiche migliori del ragazzo. Aspetto la vostra qui sotto nei commenti e noi ci vediamo per un prossimo video, che arriva molto presto. Ciao ragazzi!